letto dal titolo. Questo qui è il video dove vi faccio vedere delle mini pumpkin pies, cioè delle piccole tortine alla zucca. Io spero tanto che questo video vi piaccia. Mi raccomando, come sempre, se rifate la ricettina mandatemi la foto su Instagram. Mi chiamo Gemina Franci, vi lascio il nome scritto qui, vi lascio anche il link giù nell'info box. E vi volevo dire, se non trovate la zucca in purè, io, come sapete, sono di Roma e la trovo da Castroni. E cercate su internet, ce ne sono abbastanza di castroni a Roma, però non so se ci sono anche in altre città d'Italia. Praticamente ho un negozio che vende cose anche degli altri paesi. In questo periodo trovate lì appunto il purè di zucca, ma se non lo trovate potete cuocere tranquillamente un pezzo di zucca nel forno e poi dopo lo schiacciate con una forchetta e diventa molto morbido, quindi lo schiacciate così come se fosse una banana e fate un purè, insomma, si fa molto semplicemente. Ovviamente dovete togliere la buccia. E quindi niente, vi mando un grandissimo bacione e vi lascio il video. Ciao Gemmine! Allora, iniziamo stendendo la pasta frolla. Scusate, c'è Gioia che vi voleva salutare e sta abbaiando. Come ho detto nell'intro, questa non sarà una pumpkin pie grande, ma saranno delle crostatine. Quindi ho comprato da Tiger questi stampini da crostatine e li vado a imburrare molto bene e infarinare. Poi ho ritagliato un pezzo di pasta grande quanto più o meno lo stampino e ce la vado a posizionare dentro, schiaccio bene e poi con le mani, vedete, ho ritagliato i bordi. Con un coltello o con una forchetta potete fare dei buchini in modo che la crostatina non si gonfi troppo, perché andremo a cuocerli un pochino prima di riempirli. Poi con questo stampino che ho trovato al cinese a forma di foglia faccio dei biscottini e li ricopro con un po' di zucchero e un pochino di cannella. Prima l'avevo spennellati con il latte. Gioia sta ancora parlando, oggi lo vuole fare lei il voiceover. E come vedete sto facendo la precottura delle crostatine, le ho cotte per circa 15 minuti. Poi andiamo a preparare la crema della farcitura. Io ho messo un paio di cucchiai di purè di zucca, un cucchiaio di miele, un cucchiaio di zucchero e poi sono andata a frullare un pochino tutto. Ho messo poi un uovo e poi ho aggiunto cannella, zenzero, chiodi di garofano e noce moscata. Mi raccomando, un pizzichino di ogni spezia, non esagerate soprattutto con i chiodi di garofano e le zenzero che sono abbastanza piccantini. Trascorsi i minuti vado a tirare fuori le mie crostatine, anche i biscottini vedete sono pronti, e vado a mettere un paio di cucchiai di crema in ogni crostatina. Poi dopo li rimetto in forno per un'altra quindicina di minuti, giusto il tempo che si cuoce all'uovo, diciamo. Comunque deve risultare come una cheesecake, la crema si deve un pochino gonfiare e leggermente spaccare, allora vuol dire che saranno cotte. Appena le tirate fuori dal forno, che saranno ancora calde e morbide, posizionate al centro il biscottino e voilà, ecco qui le crostatine pronte. Poi io le ho decorate con un pochino di zucchero a velo e le ho messe su una tavolina. E quindi Gemmine, questo qui era tutto per oggi. Io spero tanto che questa video ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se così fosse lasciatemi un bel mi piace e se provate a rifarle anche voi mandatemi la foto su Instagram, mi chiamo Gemmina Franci, vi lascio come sempre nell'info box il link. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao Gemmine! Ciao Gemmine! Allora, come avrete letto sicuramente dal titolo, questo qui è un video nuovo per Halloween e nel quale vi farò vedere alcuni do it yourself che ho fatto, nello specifico tre cose mi sembra, e inoltre come ho sistemato qui dietro decorando con alcune cose che ho preso da Tiger e con la zucchetta che abbiamo realizzato io e Cesar.